Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, ragazzi, prima di iniziare, mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Dai, dai, allarghiamo un po' la community di questo canale. Ragazzi, cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo pretendere? Ragazzi, Juventus Atalanta 1-1. Juventus Atalanta 1-1. E che dire, ragazzi? Che dire? Una partita che, ragazzi, no. Non se poi, 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 una partita. Non dico brutta, non dico brutta, ma neanche discretamente, beh, discretamente un pochino meglio. Tanti, certo, tanti, ho sentito uno che abbiamo fatto delle prestazioni migliori rispetto al Barcellona. E ragazzi, ma cosa vogliamo? Cosa vogliamo? Ciao Camilla. Allora, ciao, ma di cosa parlano ancora di questa squadra che non arriva nelle prime quattro? Allora, sì. Ma tanti. Uno, l'ho sentito dire, uno, che è stata una delle migliori prestazioni, meglio del Barcellona. Sì. Ma quanti passaggi sbagliati abbiamo fatto? Quanti palloni persi abbiamo fatto? Hanno fatto, no? Abbiamo fatto. Hanno. Ragazzi, nei primi 20 minuti, nel primo tempo, abbiamo visto una buona Juve. Una buona Juve. Dai, no, non dite di no. Ok. Allora, ragazzi, nei primi 20 minuti abbiamo visto una Juve, ragazzi, che correva, sì, però ragazzi, no, non abbiamo un gioco, non abbiamo sempre palloni persi, sono tutti sgogliati, sono tutti giocatori che non hanno, per carità. Ci siamo un po' difesi bene. Allora, ma io non so che partite vede la gente. Camilla, ognuno ha un suo modo di pensare, ha una sua memoria visiva di come vede la squadra, di come vede le partite. Ma a dire che abbiamo fatto una delle prestazioni migliori, siccome abbiamo visto col Barcellona, ragazzi, per carità, non abbiamo giocato da schifo, abbiamo giocato in una maniera discretamente bene, però ragazzi, no, non abbiamo tanto. Non abbiamo un, non mordiamo tanto nel giocare, non abbiamo quell'assetto tattico di voler vincere le partite. Di voler vincere le partite. Noi abbiamo un gioco predefinito, che questo si può intendere un gioco predefinito da parte di Pirlo. Un gioco predefinito da parte di Pirlo.
Ragazzi, inutile che fa tutti esperimenti, tutti esperimenti. Siamo qui a, a parlare di esperimenti. Ma non mi puoi neanche levare, levare. Cos'è? Da mettere di bala? Cos'era? Morata. Da levare Morata. Ragazzi, sia Morata che Ronaldo non hanno compiuto nelle loro competenze di attaccanti, perché ragazzi non c'erano in campo, o avevano una confusione mentale da dire, da giocare in maniera confusionaria, oppure non avevano mentalità, una mentalità giusta per, e psicologica per fare la loro partita. Ragazzi, tanti difendono Ronaldo, però dai, Ronaldo, non sei più Ronaldo di una volta, dai. Beh, diciamola qua, non sei più quel Ronaldo con le cavalcate, con la corsa giusta. Ragazzi, ma noi non possiamo dipendere da Ronaldo solo nei rigori. Non possiamo dipendere da Ronaldo perché è bravo a tirare i rigori. Però ragazzi, non ha mordente neanche lui, non ha più un gioco suo da poter creare occasioni da gol. Per carità, se il centrocampo più di tanto è quello, ragazzi, non possiamo pretendere chissà cosa. Allora ragazzi, dai, non si può vedere un Rabiot, non si può vedere più un Rabiot. Ragazzi, non si può pareggiare pur aver giocato una bella partita, perché è stata una bella partita, avvincente, con una grande lotta, diciamo, nel contrasto di palla, a parte che l'Atalanta ci ha fatto vedere il suo pressing, ci ha fatto vedere il suo gioco, ci ha fatto vedere le sue marcature quando facevano possesso palla, facevano in certi frangenti nel secondo tempo si è vista l'Atalanta un po' vera, ecco ragazzi, un po' vera. Ciao Angolo LDB. Lady 1, una sola persona. ragazzi, in quest'ora non c'è tante persone che seguono questa live. Comunque, dai, faccio questo post partita adesso, perché dopo non ho più tempo. Ragazzi, poi faccio le live quando ne ho voglia. Comunque, scusami l'interruzione, ma non posso mai stare tranquillo perché ho il telefono da qua, ho il telefono da qua, ho il telefono da là, ho il telefono su, ho il telefono giù. Ragazzi, dai, vai, taglierò sta parte qua, taglierò. Ragazzi, dai, che dire, ragazzi, che dirà. Ragazzi, non si può vedere una Juve che gioca in sta maniera qua. È inconcepibile. È ovvio che noi ci incazziamo perché la Juve non ha mordente di tenersi il vantaggio o di fare un gioco veloce, una manovra veloce. Ragazzi, nell'area di rigore,
Non c'è mai nessuno, non c'è mai 4-5 giocatori che vanno nell'area di rigore anche nei calci d'angolo quando fanno i cross. Sono sempre nel primo palo, non è che c'è una tanto, non c'è che si distribuiscono nel, no. Poi un colpo di testa nostro, mai. Calcio d'angolo, mai. Eh sì, io non lo so. A parte questo, ragazzi, ma non abbiamo per me. Pirlo, non puoi fare esperimenti in 3 minuti di fare sostituzione. Dybala, cosa vuoi che ti risolva la partita? Per cosa? Per cosa? Ragazzi, tutti i due portieri hanno fatto di tutto. Di tutto. Perché, ragazzi, non lo so. L'altro era, non lo so, cos'era? Golloni. Vabbè. Ragazzi, quella parlava di tutto. Cioè, non lo so. E io non ci ti importa. L'unica occasione di poter fare, di segnare, no? Sempre per poco, sempre per poco. Le uniche occasioni da gol, sempre per poco. Ci becchiamo sempre le occasioni quando c'è realmente da segnare, non segniamo. Ogni volta che siamo davanti alla porta, non segniamo. Perché c'è sempre un impedimento. Non facciamo gol secchi, netti. Ragazzi, non tiriamo neanche da fuori aria. Ragazzi, noi siamo abituati ad andare dentro alla porta con la palla a fare 2.500 migliaia di passaggi che dopo la perdiamo, passiamo indietro, facciamo dei passaggi da 2 metri, da qua e là, dopo la perdiamo. Ci sono certi giocatori che prendono la palla, se la dimenticano dietro la palla, che dopo non sanno più dove c'è la palla. Dopo ci becchiamo i contropiedi che noi in difesa siamo scoperti. Allora, ragazzi, vabbè. E facciamo delle belle prestazioni in Champions. Ma cos'è la Juventus? Doppia faccia? Lato A, lato B? Riavvolgiamo il nastro? Non lo so, ragazzi, non lo so. O la Juventus è puntata a vincere soltanto la Champions e non interessa niente di vincere il campionato, perché ormai se perdiamo ogni volta i 2 punti, è neanche inutile che stiamo lì a vincere il campionato perché quest'anno non vinciamo niente. Ok? Non vinciamo niente. Niente. Se arriviamo quarti, siamo anche bravi. Però. Vai. Non illudiamoci. Beh, pensiamo alla Champions, e siamo anche fortunati ad aver trovato il porto. Dopo quello che sarà, sarà. Allora, ragazzi, ogni volta non riusciamo a dare un gioco come si deve, non riusciamo a dare un gioco come si deve. E questi noi tifosi ventini li vediamo, ma Pirlo non vede, non sistema, non guarda, non lo so neanche se comunica co
con i giocatori, non lo so, durante gli allenamenti cosa gli fa fare, non lo so, in spogliatoio cosa le dice. Ogni volta pensiamo, crediamo che la Juventus faccia qualcosa in più, che avesse qualche mentalità di non lo so ragazzi, non lo so. Non siamo preoccupati, perché se dobbiamo preoccuparci per la Juve, per il calcio, vabbè. Ragazzi, si parla tanto per dare un parere nostro alla così, come ci capita di parlare, di riassumere ogni partita della Juventus o della squadra in sé. Però ragazzi, non abbiamo una voglia, non abbiamo uno spirito, non abbiamo... Anzi, di solito abbiamo giocatori che non riescono a dare un... Non abbiamo un giocatore che prende, vibra, fa il dribbling, corre. L'unico è McKennie. Basta. L'unico è McKennie. È un po' Quadrado, che corre de qua de a... Ragazzi, no. Lasciando perdere Ronaldo. Per me Ronaldo, più di tirare rigori decisivi, non fa più niente, eh. Diciamo qua, non fa più niente Ronaldo, eh. E noi stiamo qui sempre a difendere Ronaldo. Perché Ronaldo è un giocatore normale, come gli altri. Non è che ci montiamo la testa perché abbiamo Ronaldo. Ma visto che Pirlo è dipendente dalla società, guai che non si tocca Ronaldo. Dai, ne fuori uno scandalo. Qua ragazzi, Ronaldo pretende ogni volta che viene sostituito, che va fuori incazzato perché viene sostituito. Importa. Se te giochi mai, te giochi mai. Se giochi male, giochi male. Se no, ciao ragazzi. Bisogna valutare anche i giocatori. Se non hai la forma giusta, vieni sostituito, basta. Allora, ragazzi, siamo troppo dipendenti da giocatori che prendono stipendi alti. Ragazzi, non... Ragazzi, abbiamo ancora, non lo so, abbiamo ancora Buffon, abbiamo ancora che dire, non so se abbiamo ancora che dire, ragazzi. Abbiamo giocatori che non li vogliono più le altre squadre. Ma cosa ci teniamo a fare? Giocatori in sé che non contribuiscono alla squadra, che sono là per parcheggio, in doppia fila là, in attesa di essere ceduti. Ragazzi, va bene che la Juve può fare una seconda squadra, però non abbiamo la mentalità giusta, almeno in Champions, non lo so se abbiamo un altro gioco, abbiamo un'altra mentalità in Champions, abbiamo controllo nel poter credere di fare un qualcosa in più in Champions e meno in campionato, perché ormai ci siamo stancati di vincere il campionato, allora puntiamo più la Champions. Tanto in campionato, anche se vinciamo il decimo scudetto, ragazzi, è un record, la carità. Però noi tifosi juventini siamo stanchi di vincere sempre gli scudettini. E niente ragazzi, non vedo una Juve che gioca sì o no
3 su 4 partite buone e gli altri no, neanche 2 partite buone su 5 su 4, fate quello che volete, però non vedo una Juve, non vedo una Juve decisa a vincere sto campionato, a parte che noi vinciamo in questo periodo qua, pareggiamo e basta. Ma quello, perché non abbiamo un mordente di vincere almeno 2-0, 3-0, perché neanche col 2-0 stiamo tranquilli, neanche col 2-0. Ragazzi, è sempre un'agonia continua a vedere che ci fanno, che subiamo gol subito dopo che abbiamo segnato, oppure con gol occasionale dalle altre squadre. Per esempio l'Atalanta, così, due fantastici gol senza dire niente. Ragazzi, bel gol. Però ragazzi, non lo so, ci incazziamo sempre in questa Juve qua che... Qua non si capisce più la mentalità di sta Juve, anzi, e soprattutto sta dirigenza qua, cosa ha intenzione di fare, con solite robe. Qua non si capisce niente. Se la Juve gioca bene, se la Juve gioca male, se ha la giornata giusta per voler vincere o di voler perdere o di voler pareggiare. Perché ragazzi, bisogna pensare anche dentro la testa o di giocatore o della... Perché ragazzi, va bene, tutte le partite non saranno facili da vincere, ma almeno qualche mordente in più di fare gioco, di puntare più al risultato, di fare almeno 2-0, 3-0 per andare sul sicuro. Però la Juve non ti fa queste prestazioni qua, non ti fa vedere un bel gioco sicuro, 2-0, 3-0, 3-1 sicuro, così. Che anche se è il 2-1, o facciamo il pareggio, o vinciamo sempre gli ultimi minuti facendo il 3-1 con il rigore di Ronaldo, oppure così. Ragazzi, ma se può andare avanti così? No. Decisamente no. Sì. E dire, tanto, drio l'orario. Se tardi, cioè se presto, perché, vabbè, un orario un po' così, un po' strano. Sì. Dai, che dire, noi ci sentiamo... A posto. Sta Juve qua non vedremo né capo né coda. Ragazzi, dai, iscrivetevi al canale, dai, condividete, mettete mi piace, commentate. E niente, dai. Ragazzi, ho avuto sempre problemi, perché sempre uno che telefona, una che suona il campaneo, una che telefona, una che mi chiama. Ragazzi, dai, comunque adesso pubblicherò questa diretta a parte. Dai, noi ci sentiamo, non lo so, vediamo se riesco a pubblicare questa diretta mini. E dai, noi ci sentiamo alla prossima, dai ragazzi. Adesso vediamo. Voilà. Dai. Un post partita il giorno dopo, a caldo, così. Quello che mi è venuto in mente da dire l'ho detto. Dopo, se non siete d'accordo con me, pazienza, non vi dico attaccatevi. Ragazzi, tanto. In linea generale, diciamo sempre le stesse cose. Dai, ragazzi, noi ci sentiamo
Alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi, condividete, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, a posto. Ci sentiamo e vi do appuntamento alla prossima live. Ok? Ciao ragazzi. Dai. Sempre forza Juve. Ragazzi, non sempre incazzature così, Non sempre incazzature così. Perché ho visto tanti tifosi juventini youtuberiani, nuovo termine, youtuberiani, che si sono incazzati, si sono sempre incazzati, sono incazzati, ma hanno ragione, perché noi non riusciamo mai a tenere il risultato al sicuro, oppure quando c'è occasione da fare, falle le occasioni, tira in porta. Niente. Va bene ragazzi, dai. Comunque avete capito. Dai, ciao a tutti ragazzi. Ci sentiamo alla prossima. A posto. Boom. Posto partita. Finita. A posto. Ciao ragazzi.